titolare dell'immobile clicca non accettata e poi specifica nel passaggio successivo, selezionando una delle tre opzioni a sua disposizione, la motivazione che ha indotto il suo cliente a rifiutare l'offerta. Quindi clicca su invia. L'intero network visualizza non accettata in rosso. Di fianco, la motivazione del rifiuto selezionata dal titolare della scheda. Nella lista, la proposta numero 2 risulta non accettata, in rosso. Il titolare dell'immobile clicca su accettata, in verde. Da questo momento, il sistema blocca la registrazione di ulteriori proposte. Tutti gli operatori visualizzano le scritte accettata e non accettata. Gli operatori non direttamente coinvolti nelle trattative sull'immobile visualizzano le scritte accettata e non accettata con relative date.